ragazze e ragazzi sul mio canale in questo nuovissimo video. Oggi mi vedete col sorriso, a differenza di ieri è ritornato il sereno, per fortuna, perché bisogna sorridere sempre, fa bene alla salute, fa bene a tutto il sorriso. Allora, oggi un video su richiesta, non ricordo la ragazza che mi ha chiesto di fare questo video, però mi ha chiesto se potevo fare la maschera, quella con i glitter all'interno di Essence, che è praticamente questa qui. Non so se riuscite a vedere, all'interno a tutti i glitter è una maschera idratante, una maschera che è uscita al periodo di Natale, infatti era in edizione limitata, io l'ho presa un pochino dopo Natale, però fortunatamente l'ho trovata, mi sono fatta prendere più che altro da questi glitter. La curiosità proprio di mettere questi glitter sul viso e anche provarla proprio per vedere l'effetto che fa sulla pelle. Quindi mi spiace di non ricordare il nome di questa ragazza, però vi farò questa, faccio questa maschera viso insieme a voi. Allora, naturalmente vado a mettere il mio cerchiettino, eccolo qui, tolgo gli occhiali giustamente perché altrimenti. Vado ad aprire la maschera, mi sono già munita di un pennellino in silicone che è proprio apposito per mettere le maschere sul viso. Mi ci trovo veramente benissimo, questo pensate l'ho preso dal cinesino di fiducia, ormai è da tanto che ce l'ho e mi ci trovo veramente benissimo. Alle volte uno spende anche tanti soldi inutilmente con prodottini magari così abbastanza economici, invece uno ci si trova bene. Quindi che cosa vado a fare? Vado a mettere un pochino di prodotto, lo faccio vedere. Innanzitutto ragazze, ha un profumo questa maschera che è tipo fragola, è comunque frutta, è molto fruttato, è veramente un profumo eccezionale. Allora, la mettiamo qui, vedete il prodotto, naturalmente la vado a spalmare. Vi voglio ricordare che questa è una maschera peel off, quindi naturalmente all'interno ce n'è moltissima, sono 50 ml, quindi si può fare tranquillamente in due volte. Va tenuta sul viso per 15-20 minuti. Allora, ecco qui, vediamo se riuscite a percepire i brillantini. Allora, i capelli no, perché altrimenti li devo rilavare e assolutamente non mi va. Ne mettiamo una bella dose massiccia. Allora, scusate se ogni tanto sentite i messaggi dal mio orologio. Anche qui contorno occhi. Voglio provare un attimo a spalmarla con le mani, voglio vedere, diciamo, se c'è una differenza oppure no. Voglio fare questa prova qui, vediamo un attimo. No, in realtà no. No, assolutamente no. Quindi questa adesso, una volta che l'abbiamo messa su, si dovrebbe diventare rigida in modo da sollevare un lembo di questa maschera e naturalmente si dovrebbe staccare con facilità. Perché qui c'è scritto proprio peel off, quindi, però non mi sembra peel off, dico la verità, da come... Ancora un altro pochino, ma è una cosa incredibile la freschezza già sulla pelle, la sento veramente alla grande. Sempre questa luce che spara flescia, però cosa vogliamo fare? Allora, mi sembra che ne ho messa abbastanza. Comunque pensavo che fosse più glitterata in effetti, perché dalla confezione sembra molto più glitterata e invece no. Va bene, allora abbiamo spalmato la nostra dose di maschera, eccola qui, anche un po' sul collo, ne ho messa abbastanza, lasciamola
seccare un pochino, vediamo cosa succede. Nel frattempo, ragazze, io vi volevo portare a far vedere la mia postazione make up, perché oggi era la giornata delle pulizie totali di casa. Quindi, come vi ho detto anche nell'altro video, io una volta al mese tolgo tutti i prodotti di make up dalla mia appunto postazione make up e spolvero, tolgo tutto quanto, spolvero anche tutte le tinte labbra, i profumi che sono all'interno. Quindi, siccome ho sistemato un pochino, ho messo anche le tinte labbra su quel porta make up che vi ho fatto vedere nel video haul di qualche giorno fa, quindi vi faccio vedere come l'ho sistemata nel frattempo che passa questo quarto d'ora, 20 minuti che aspettiamo la maschera. Quindi vi porto di là a vedere la postazione make up. Eccoci qui davanti alla mia postazione make up, vi faccio vedere come l'ho sistemata. Naturalmente precedentemente ho tolto tutti i prodotti di make up e li ho messi sul letto. In tal modo ho potuto pulire la postazione make up senza appunto i prodotti che ci sono sopra. Quindi poi, una volta che ho spolverato tutto, ho rimesso tutti quanti i prodotti, messi in maniera un pochino differente rispetto a come erano prima. Ho cercato di dare un attimino un po' di ordine per quanto si possa, perché quando i prodotti sono tanti è un po' difficile tenere tutto bello in ordine. Vedete, qui ho messo i miei burro di cacao tanto amati, la mia palette della Sephora con il gufo, e poi vi volevo far vedere questo porta rossetti, porta tinte labbra, insomma porta un po' di prodotti make up. Allora, nella parte inferiore ho messo i profumi che sono un pochino più grandi e fanno un pochino da contrappeso. Sopra ho messo le mie tinte labbra, vedete anche il burro di cacao, e al piano di sopra ho messo i vari rossetti. Allora, ragazzi, io vi ho detto che questo l'ho acquistato dai cinesi, però non ve lo consiglio perché è molto ma molto instabile. Vi dico solo che ho impiegato un'ora per rimettere a posto tutti i rossetti, perché ne mettevo a posto uno e ne cadevano 30. Per cui è stato molto difficile, infatti troverò una soluzione, cercherò veramente di acquistarlo su Amazon, perché questa volta i cinesi hanno toppato. Ecco, comunque la mia postazione si presenta così. Vedete? Mi spiace che sparafrescia un pochino la luce, ma ho dovuto accenderla per forza, la luce degli specchi, altrimenti non si vedeva nulla, perché in un angolo della camera rimane un pochino buio, quindi non avreste visto niente. Eccola qui, si presenta così, con tutti i prodotti sopra. Quindi più cose si hanno e più lavoro c'è da fare. Naturalmente questo è per tutta la casa, assolutamente. Più oggetti abbiamo e più cose da spolverare abbiamo e più tempo ci vuole. Per cui ho cercato di sistemare, diciamo, nel migliore dei modi. Un pochino di ordine l'abbiamo fatto. L'importante è che non ci sia più polvere, perché io odio la polvere, è una cosa che veramente non tollero. Infatti la devo togliere tutti i giorni, però capirete bene che sulla postazione make up, visto quante cose ci sono sopra, insomma, una volta ogni 15-20 giorni lo faccio, vi dico la verità. Lo specchio e altre cose tutti i giorni, ma per quanto riguarda il togliere tutti i prodotti di make up, lo faccio ogni 15-20 giorni. Quindi ecco, questa è la mia postazione aggiornata. Naturalmente aggiornerò anche questo, perché non va assolutamente bene, troppo instabile. Provvederemo di comprarne uno un pochino più stabile. Volevo far vedere questo gioiellino, sperando che non cada nulla, perché qui è molto tutto così un pochino instabile. Allora, questo è l'edizione di San Valentino della Kiko. Vedete, è veramente bello il packaging di questo rossetto, è veramente elegante da portare in borsetta e è veramente veramente bello. Sweet Heart è un lipstick, adesso ve lo faccio vedere se riesco ad aprirlo, ben volentieri. Allora, purtroppo con una mano è un pochino difficile, vi faccio vedere. Vedete com'è il rossetto, ha questa forma di cuore, è bordeaux all'esterno e fucsia all'interno, è davvero davvero bello. Ma questo più che altro, insomma, bello il packaging di questi rossetti. Io tutti gli anni acquisto qualcosa dalla Kiko per quanto riguarda San Valentino, perché veramente
fanno delle cose davvero belle. Questo è veramente un gioiellino, a me piace tantissimo, proprio da tenere qui sulla postazione make up, e anche metterlo così solo tanto per farlo distinguere un pochino dagli altri. Allora, eccoci qua, sono passati nemmeno 15 minuti, perché io quando faccio le maschere per la prima volta non le tengo mai su tutto il tempo che mi dice di tenerle, perché ho sempre paura di qualche reazione allergica, lo sapete che sono un po' ipocondriaca, quindi... Allora, l'impressione, la prima impressione è questa, che comunque la sentite proprio che si sta, si indurisce, si comincia a stringere sulla pelle, proprio addirittura io adesso ho difficoltà anche a parlare, perché veramente ti stringe, soprattutto qui sulle labbra, quindi andiamo adesso a toglierla, quindi l'effetto peel off c'è perché già l'ho controllato prima, cominciamo a sollevarla, ed eccola qui, allora... Beh, viene un pochino a pezzi, però. Allora, eccola qui. Naturalmente quando si fanno queste cose si sta sempre attenti agli occhi, alla bocca, perché può essere insomma abbastanza pericoloso. Dopo aver fatto questo c'è scritto nella maschera che praticamente bisogna lavare il viso con un pochino di acqua calda. Quindi adesso io vado a finire di levarmi questa maschera, così che è rimasta un pochino appiccicosa, mi lavo il viso e poi ci vediamo per le impressioni per quanto riguarda questa maschera qui. Vi faccio sapere insomma come mi sono trovata, eccetera eccetera. A dopo. Allora, eccomi di ritorno, ho lavato il viso con acqua calda, tiepida. Vi posso dire che questa maschera è molto valida per quanto mi riguarda, e ovviamente parlo sempre di me stessa, le cose sono sempre soggettive quando si adoperano questi prodotti, magari qualcuno può dire che non ci sia trovato bene. Per quanto mi riguarda invece idrata la pelle veramente tantissimo, la sento veramente bella elastica, non è tirata, è proprio morbida ed idratata. L'unica cosa che quando la rifarò devo utilizzare meno prodotto, perché ne ho messo veramente troppo ed è stato un pochino difficile staccarla, anche un po' tipo ceretta abbiamo fatto, quindi penso che se il prodotto sopra il viso era un pochino di meno, magari era anche più facile da tirare. Però mi ci sono trovata benissimo, perché a parte è un profumo veramente stupendo, un profumo di frutta che è un qualcosa di meraviglioso, ha i glitter si notano bene quando si è seccata la maschera sul viso, perché mentre che la stendi il glitter non si vede, però insomma questo è più che altro una cosa tanto per arricchire un pochino di più il prodotto all'interno, questi glitter, perché altrimenti insomma... Però vi dico che mi ci sono trovata bene, lascia la pelle fresca, il prodotto è anche tanto, ora non ricordo, ma mi sembra di averla pagata 1,90€, 2 euro massimo, quindi all'interno c'è tanto prodotto, io perché adesso ho esagerato, perché io penso che 3 volte con questa maschera si può utilizzare. Quindi prodotto promosso, ve lo consiglio, anzi straconsiglio. Quindi, che dire, se vi piace questa tipologia di video, le maschere, quello che vi può far piacere, lasciatemelo qui sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video, vi invito naturalmente ad iscrivervi al canale, cliccate anche la campanellina così vi arriverà la notifica del video in arrivo, sono anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!